È stato presentato lo scorso venerdì 25 novembre, nel corso della giornata mondiale per la lotta contro la violenza sulle donne, presso il Gaeta Sporting Club, il calendario In campo contro la violenza sulle donne, un progetto nato dalla sinergia tra l'Associazione Diritto e Donna ed il Gaeta Sporting Club, squadra che milita nel campionato di Serie A1 maschile di pallamano. Il calendario, composto da 12 scatti attraverso i quali i ragazzi della squadra biancorossa hanno voluto lanciare dei messaggi importanti, messaggi contro quello che sta sempre più diventando una piaga della nostra società. La scelta dunque di una squadra maschile fa sì che il messaggio abbia un impatto ancora più forte, perché lanciato da uomini, una categoria che da sempre riempie le cronache con gesti di violenza, ma che in questa occasione diventano attori di una voglia di riscatto. A scendere in campo contro la violenza sulle donne non sono stati solo i giocatori, ma anche i dirigenti della società biancorossa, i quali hanno subito accolto l'invito dell'avvocato Aprile. Allora, presentazione del calendario tutti in campo contro la violenza sulle donne con la presidente Valeria Aprile. Allora, Valeria, un buon risultato, un buon successo. Sì, una risposta da parte dei cittadini che non ci aspettavamo e questo veramente mi dà tanta gioia perché ci abbiamo messo l'anima e il corpo per raggiungere questo obiettivo. Anche perché l'idea del calendario nasce proprio per avvicinare gli uomini al problema della violenza sulle donne e tutta la squadra della pallamano che ci ha sostenuto in questo progetto era presente, ma erano presenti anche tante persone della città di Gaeta che hanno veramente accolto con un grande entusiasmo l'idea del calendario, quindi associare lo sport alla violenza. Tutti in campo contro la violenza è un calendario che si compone appunto di 12 mesi, ogni mese c'è uno slogan che i ragazzi della Pallamano Sporting Club Gaeta hanno scritto contro la violenza, per fare in modo che il tema non rimanga circoscritto al 25 novembre. Un messaggio sicuramente importante proprio perché viene da degli uomini, da dei ragazzi. Sì, era proprio questo il nostro obiettivo, ci sembrava troppo scontato e troppo facile organizzare un evento prettamente femminile. E abbiamo coinvolto gli uomini perché in primis il problema parte proprio dalla cultura maschilista che poi sfocia nella violenza sulle donne e soprattutto da ragazzi che più, insomma, sono più coinvolti in quanto a contatto con la realtà, quindi sportivi in campo per sostenerci nel nostro progetto di combattere ogni giorno nel nostro piccolo il grave problema della violenza sulle donne. Un problema che può essere risolto o perlomeno affrontato anche con la formazione di una cultura e soprattutto del rispetto dell'altro sesso. Sì, è proprio questo il nostro scopo. Infatti noi andremo avanti con i nostri progetti, sensibilizzando in tutti i campi del sociale, quindi nelle scuole, nelle società sportive, ma anche nell'apparato quotidiano. E sono stata molto contenta perché sono intervenute anche due persone che hanno esposto la loro problematica, la loro esperienza e ci hanno promesso, insomma, di sostenerci, di aiutarci nel nostro percorso. Quindi questo è l'inizio di una serie di eventi che poi, a mano renderemo pubblici. E allora speriamo che il messaggio di questo calendario possa veramente far crescere quello che è il rispetto e la cultura per, sia per gli uomini che per le Io lo spero e veramente, insomma, chiedo la collaborazione di tutti perché noi ci mettiamo il nostro, ma poi siete voi, siete insomma l'apparato sociale che ci dimostra che il nostro lavoro sta ottenendo dei risultati.